Buongiorno e bentornati a Mattino 5, sono le 9.19. Oggi torniamo ad occuparci dei pensionati, perché spesso si ha l'impressione che la politica si dimentichi dei pensionati. Pensionati normali, gente comune, quelli che vivono con la minima, e poi quelli privilegiati, quelli della casta, quelli dei vitalizi. E cominciamo facendovi vedere una bella storia di una coppia di pensionati in questo servizio di Sara Tufariello. Guardiamola bene. Trovano lavoro i giovani, figuriamoci noi. È al mercato rionale di Viale Papignano che incontriamo Lucio e Francesco, marito e moglie, lei casalinga, lui pensionato. Soldi che non bastano mai e neppure i sacrifici. E questa è la vita, è ribellarsi, non si possono ribellare, perché cosa succede? Non fai niente. I politici hanno il potere, loro fanno tutto e noi siamo qua a subire quello che ci dà la vita. Dobbiamo arrangiarci. Qualche cosina così, qualche lavoretto capitale ogni tanto, però per il resto, quando a fine mese non ci arrivi. Io sono casalinga, però ogni tanto o faccio le pulizie o mi chiama l'agenzia del lavoro per sostituzioni delle mense, però non più di tanto. Da quanto tempo non uscite a cena, a mangiare una pizza? Abbiamo dimenticato. Sono almeno 5 anni che non vado più in Sicilia. Mi manca la Sicilia. Lo fai in una bancarella, non sto parlando di un negozio al centro di Milano, in una bancarella, ho visto un paio di scarpe e ho detto vabbè. Dobbiamo farci forza, abbatterci, se ci abbattiamo è finita. È qui che ogni sabato si scontrano fra le bancarelle affollate i destini comuni di quanti non ce la fanno, di quanti sono costretti a vivere una vita fatta tutta di privazioni e sacrifici. Cioè, volevo scrivere in cooperativa, essendo pensionato non ti prendono, perché non prendono pensionati, che noi quando siamo arrivati alla pensione ormai siamo da buttare via, non sappiamo più come ambito lavorativo, ma siamo inutili, va, parliamoci chiaro. Allora, e di storie come queste ce ne sono tante, di queste storie parliamo oggi con Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia, Matteo Mauri, Partito Democratico, abbiamo collegato Annalisa Minetti da Roma, buongiorno, grazie. Andiamo subito da Alessia Gabrielli che si trova a Roma e la vedo in mezzo insomma, a tanti pensionati che stanno seguendo con attenzione. Dove ti trovi, Alessia? Sì, buongiorno Federico, mi trovo nel quartiere San Lorenzo di Roma, un quartiere popolare, storico. Accanto a me, come dicevi, tanti pensionati che purtroppo hanno difficoltà e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Tra questi c'è il signor Vincenzo, qui accanto a me, che vive all'Esercito della Salvezza, che sostanzialmente è un ostello per senza fissa dimora, quindi con grandissima difficoltà. Come fa ad andare avanti tutti i giorni? Da quanto tempo vive lì? Sono circa 12 anni. Prima io sono pensionato che prendo 600 euro al mese da 12 anni. Prima potevo pure arrivarci con questa 600 euro. Dopo che la Polverini ci ha levato tutti le sente medicina, adesso devo pagare tutte le medicine che sono tutti salvavita, e spendo quasi 60 euro al mese di medicine perché la Polverina ci ha tolto. E giustamente lei dice, se togliete, mi levassero i medicinali che mi passa la mutua, quei 600 euro come faccio, esatto, a farmeli bastare? Quanto, esatto, quanto gli avanza il signore di quelle 600 euro, ammesso che gli avanzi qualche cosa? Quanto le resta al mese? Cosa riesce a mettere da parte? Ma che metto da parte? Quando ho levato le medicine, ho mangiato il giorno perché la sera ci offrono la cena all'esercito, non resta niente. Ho mangiato il giorno, pure che pago 10-12 euro al giorno, come ci arrivo alla fine del mese? Facciamo Alessia un rapido sondaggio lì tra le signore e i signori che si sì, esatto. Quanto prendete di pensione? Esatto, quanto prende di pensione, signore? 8,40. 100 euro di prigione, sì. Pago 600 euro di prigione e devo mangiare pranzo e cena, medicine e cose varie. Quanto spende in medicinali, signora, al mese? Perché vedo che sta cosa dei medicinali. Io siccome
Beh, sempre una cinquantina, 60 euro, Che per chi prende 700, 600 euro di pensione sono tanti, sono tanti. Devi pagare tutto. Facciamo una battuta anche con le signore in prima fila, Alessia, quanto prendono? Mie figlie, metterle in difficoltà pure loro. Sì, ecco Federico, la signora in particolare vive in uno studentato per ragazzi, quindi le hanno affittato una stanza che dovrà lasciare venerdì e sta cercando un appartamento con grandi difficoltà perché, come sapete, c'è una cauzione da dare per entrare in un appartamento, quindi sua figlia la sta aiutando. Chiediamo anche alla signora Ida, quanto prende di pensione, signora? Io prendo 800 e qualcosa, ma non riesco, perché prendo tante medicine e con queste tante medicine io ho un'invalidità 100% e non mi danno niente. Allora, niente. E perché niente. Nessuno le... E perché poi nessuno... devo pagare tasse, bollette. Ecco, la signora mi diceva che ha fatto la domanda per avere la pensione di invalidità ma non è riuscita ad ottenerla. Ma abbiamo anche quest'altra signora che mi diceva che ha una pensione molto bassa. Pensione 700 e pago 3,50 di affitto. E tutto il resto medicine, perché mi faccio aiutare dai figli, del resto ci arrivo proprio. E per allora, fortuna un figlio che può aiutarla. No, un figlio, sono tre figli che mi aiutano, che mi dà qualche cosa così per... Ognuno cerca di aiutarsi come può, Alessia, ma mi pare di capire che il problema principale, oltre alla pensione che è molto bassa, perché 600 euro non ci si arriva alla fine del mese, è proprio la spesa per i medicinali, Meloni. Noi queste cose spesso ce le dimentichiamo, non è che quei 600 euro sono puliti, ci sono le tasse, ci sono le bollette, ci sono i medicinali che spesso non sono gratis, sono a pagamento. Ci siamo dimenticati dei pensionati? Ma guardi, decisamente sì, io credo che la grande questione sia che noi abbiamo delle pensioni minime che sono troppo basse e questo per due motivi. Il primo è il peso drammatico che l'euro ha avuto nella nostra economia, perché non ci dimentichiamo che ci fu un governo che alzò la pensione minima a 1.000.000 lire, che sarebbe l'equivalente di 1.000 euro oggi, quando poi c'è stato il cambio con l'euro, quelle pensioni da 1.000.000 lire sono diventate da 500 euro, esatto, che era la metà, si sono dimezzate letteralmente. Questo è uno dei grandi regali che ci ha fatto questa Europa, che poi ci spiega che cosa dobbiamo fare per migliorare. La seconda grande questione è che noi abbiamo una spesa pensionistica altissima in Italia, ma mal distribuita. Cioè? Perché vede, in Italia c'è gente che prende pensioni più alte di 5.000 euro al mese, in uno Stato che ritiene che un pensionato sociale possa vivere con 480 euro, come un pensionato che, minimo con 503 con euro. Curiosamente quello stesso Stato poi ritiene che per un qualunque immigrato clandestino che arriva sul nostro territorio servano 900 euro al mese, cioè il doppio, e questa è tutt'altra questione. Però in quello stesso Stato che dice che un pensionato minimo può vivere con 480 euro al mese, ci sono centinaia di migliaia di persone che prendono una pensione più alta di 5.000 euro al mese, per la quale, attenzione, non hanno neanche lontanamente versato i contributi, perché noi avevamo delle leggi infami che hanno consentito a pochi privilegiati amici degli amici di prendere pensioni elevatissime, che arrivano fino a 90.000 euro al mese, sulle spalle di questa gente qui. E la cosa ancora più vergognosa è che quando, come chi ormai mi segue sa bene, io ho presentato una legge per dire che tutta la quota eccedente la soglia dei 5.000 euro doveva essere tagliata e che dovevamo revocare le pensioni d'oro, perché quello non è un diritto acquisito, cosa ma è un sopruso, tutti i partiti politici me l'hanno bocciata. Perché gli avete bocciata questa cosa sulle pensioni d'oro? Una politica così. Vabbè, innanzitutto mi faccia dire che è vero quello che diceva lei, la situazione dei pensionati è spesso drammatica, spesso di difficoltà, non solo perché prendono pochi soldi, ma anche perché chi ne prende magari un pochino in più, in questa fase deve sostenere con quei pochi soldi magari i figli o dare una mano ai nipoti che o perché non hanno lavoro o perché l'hanno perso o per mille altri motivi perché non trovano la casa, vanno a chiedere a chi ovviamente gli vuole bene. Però la beffa, come diceva Meloni, è che poi c'è gente, no, che non versando contributi c'è una pensione d'oro. Questa è la condizione perché di difficoltà. Perché non interveniamo su queste pensioni d'oro? Ma allora, intanto si è provato a intervenire sulle pensioni d'oro tagliandole, ma come onorevole Meloni sa perfettamente,
poi sono intervenute delle dichiarazioni da parte della Corte che ha impedito tribunali. Per ragioni di carattere legale, cioè proprio facendo un richiamo al tema dei diritti acquisiti, su cui si può discutere. No, fatemi capire perché non abbiamo ancora tagliato le pensioni. Allora, però mi dovete far capire. Posso dirlo con chiarezza? Sì. Perché la Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la norma con la quale si tagliavano le pensioni d'oro, è tutta composta di pensionati d'oro. Questo è il tema. Ecco. Per cui purtroppo dicono che si può tagliare sulle pensioni minime ma non sulle pensioni loro. Per cui... questo dimostra che, diversamente da quello che diceva prima l'onorevole Meloni, non sono i partiti, come mi chiedeva che hanno impedito questa cosa, ma è la Corte. Ma una certa magistratura, lo dico anche perché noi, maggioranza di questo governo, abbiamo provato ad andare in quella direzione. Si sta cercando oggi una nuova strada che non venga bocciata dalla Corte, altrimenti tu fai presto a dire ah, e questo però tutto, ci dimostra però quanto non lo puoi è difficile fare. In Italia fare anche cose che sono logiche, che sono normali, cioè ma non questo, è possibile che a chi tanto e a chi niente. Ma no? Questo assolutamente, soprattutto quando c'è quella condizione di difficoltà. Se si può dire una cosa che si è fatta, che si è potuta fare perché dipendeva in quel caso dei partiti, dal 2012 non c'è più il vitalizio dei parlamentari. Oh, adesso parliamo proprio di questo. Il vitalizio non c'è più. Esatto. Allora, parliamo e anche proprio... molte regioni l'hanno... Sì, momento solo, parliamo proprio di questo adesso, a proposito dei privilegiati. Ci sono ancora 3.000 persone, che sono i consiglieri regionali, che percepiscono ancora un vitalizio d'oro. Allora, sentiamo questa, guardiamoci insieme questa clip da Quinta Colonna. Regione Lazio, i politici colpiscono ancora. Un vitalizio di 3.000 euro, tutto questo alla veneranda età di 50 anni. E io pago! Facendo due conti, 3.000 euro al mese fino a 83 anni, tant'è l'aspettativa di vita in Italia, vuol dire che li pagheremo 1.200.000 euro l'uno. Fedelissimo di Storace nel partito La Destra, il secondo baby pensionato di lusso è Roberto Buonasorte. Lo restituisce questa vitalizia ai cittadini? Fammi la domanda. Io ho fatto la domanda alla Regione per la lettera al segretario generale per la restituzione del vitalizio. In realtà gli uffici competenti della Regione Lazio ci hanno fatto sapere che Buonasorte ha scritto sì, ma non per offrire la restituzione del vitalizio, ma solo per comunicare che valuterà il da farsi, che in concreto vuol dire nulla di fatto. Erzaschi percepisce oggi un vitalizio di 4.500 euro. La cosa incredibile è che la Regione gli paga anche uno stipendio da 1.400 euro netti perché è assunto con la mansione di impiegato di fascia C. E io pago! Dottor Erzaschi, Benelli, Mediaset, sono un giornalista. Stiamo facendo un servizio sui vitalizi. E... può rispondermi, senta? No, senta, vorrei sapere questa cosa del... Scusi, mi risponde un attimo, mi faccia capire. Lei che ha questo doppio incarico, no? Che prende anche i soldi per fare l'impiegato di fascia C, no? Almeno a quello poteva rinunciare, no? Scusi, faceva il posto a un giovane senza lavoro. Infatti sono tutti. Peccato che la sospensione di cui parla Erzaschi non è volontaria, ma è frutto di una condanna che l'ex consigliere si è beccato per una mazzetta di 200.000 euro. Una volta scontata la pena, tornerà ad incassare. Non mi risponde. Beh, qualcosa poteva dirlo questo signore, visto che la pensione gliela paghiamo noi. No? Questo è quello che diciamo. Allora, Minetti... Allora, la scena è molto semplice. Da una parte ci sono le signore di Roma che prendono 600 euro al mese e che non ce la fanno a pagare i medicinali e dall'altra parte ci sono i consiglieri regionali che percepiscono ancora un vitalizio di 5.000 euro a 50 anni. Questa è la situazione catastrofica delle pensioni in Italia oggi. Minetti. Ma sai, Federico, io sono inopportuna a parlare di privilegiati, ma a parlare di disagio mi sento chiaramente, perdona il gioco di parole, a mio agio. Credo che facciamo parte, viviamo in un paese che oggi conosce bene il senso della mancanza di rispetto, dell'inciviltà, e devi perdonare il tono di voce stanco perché questo sono stanca. Siamo tutti stanchi. Anche perché se parliamo di pensioni, Federico, parliamo anche di tutti i falsi invalidi che prendono una pensione e non ne hanno diritto. Io che la mattina mi sveglio da donna separata.
cosa? Annalisa! Devo, Federico, perdonami, tutte le mattine io vivo un incubo, io sveglio, mi apro gli occhi e non è, l'incubo non è quello di non vedere, ma è di dover dimostrare da donna separata di essere comunque idonea ad essere madre. Noi viviamo in un paese dove la gente non è preparata alla diversità, al disagio non lo sa affrontare, non sa che il disagio nel disagio c'è la ricchezza del mondo e odio l'idea di dover dimostrare tutti i giorni, dover difendere le persone che come me devono apparire autonome a tutti i costi, non possono esprimere la propria debolezza e fragilità. Non è giusto, non è corretto, è vergognoso. Allora Annalisa, visto che parliamo di cose che ci fanno indignare e visto che tu mi hai citato i falsi invalidi, c'è un ultimo caso che io non lo volevo dare, perché sennò ci arrabbiamo troppo, però visto che ne parliamo diamolo. C'è un signore in Sicilia che prende la pensione da falso invalido in quanto cieco, però fa il pescivendolo, sfiletta il pesce, guardate. Queste sono le immagini che hanno girato la Guardia di Finanza di Palermo, signore che prende la pensione tutti i mesi e che come vedete fa un lavoro che un cieco evidentemente non può fare. Prepara, sfiletta e vende il pesce al mercato. Questo signore, per la legge italiana, è cieco e ruba la pensione a quelle che la pensione se la meritano davvero. Questo è uno dei momenti più vergognosi, diciamolo, della storia italiana. Allora, Meloni, cosa la fa più arrabbiare? Il cieco che sfiletta il pesce o il consigliere regionale che fugge con la sua pensione d'oro? Mi fanno arrabbiare entrambi perché ci si può mettere mano e non ci si riesce. Allora, sul cieco che vende il pesce, noi dobbiamo dirci una cosa. Il cieco che prende una pensione che non merita è un ladro, però c'è qualcuno che ha firmato delle carte perché lui potesse prendere quella pensione. Quel medico, il medico. Semplicemente bisognerebbe andare a recuperare i fogli, di chi ha messo una firma perché quella persona prendesse una pensione che non merita e mandarlo a casa, perché questo bisognerebbe diciamo fare in uno stato normale. Se lui è un falso cieco, il medico che l'ha curato è un vero delinquente. Esattamente, Dopodiché, torno sul tema politici, vitalizi, eccetera, dicendo intanto che io penso che questa sia un'altra di quelle occasioni che ci raccontano di come il regionalismo in Italia sia stato un fallimento, perché nelle regioni si è nascosta praticamente la cloaca massima di tutte le peggiori nefandezze e rubarie della politica, quanto si mangia nelle regioni. Nella proposta di legge che io sempre sommessamente con Fratelli d'Italia ho depositato c'era anche questa fattispecie, quindi la ripetiamo agli italiani e alle forze politiche velocemente: si prende e si mette un tetto. Oltre quel tetto, se non si sono versati i contributi corrispondenti, la parte che eccede si taglia e si utilizza quello che si risparmia per aumentare le pensioni minime e le pensioni sociali. Così si fa un po' di equa redistribuzione. C'è un elemento, e chiudo, sì, che non riguarda solamente i politici, perché di pieghe di questa legge ce ne sono parecchie. Ce n'è una che, per esempio, riguarda i dirigenti sindacali, che guarda un po', hanno una pensione integrativa in ragione del lavoro che fanno da dirigenti sindacali. Quella pensione integrativa è calcolata sugli ultimissimi mesi di retribuzione, quindi sa che cosa accade? Che i dirigenti sindacali, prima di andare in pensione, si aumentano lo stipendio perché così aumenterà anche la pensione. E se questo è un buon modo un di dare esempio per chi difende i lavoratori, abbiamo un problema. Un vecchio trucco. E poi fatemi dire una cosa alla fine, non veniteci a dire che siccome sono diritti acquisiti non si toccano. No, i diritti acquisiti si toccano e come? Si toccano e come? Grazie a Giorgia Meloni, a Matteo Mauri, grazie ad Annalisa Minetti, ai nostri ospiti a Roma. E prima di chiudere vi torniamo un momento sull'attualità, perché all'estero, in Catalogna, che è una regione della Spagna, hanno preso una decisione storica importantissima. Vediamo qua. Oltre 2 milioni di catalani hanno sfidato Madrid e sono andati alle urne per il voto sull'indipendenza, un referendum puramente simbolico che il governo spagnolo ha bollato come antidemocratico e inutile. In attesa dei risultati ufficiali ha vinto la partecipazione, con lunghe file davanti ai 6.700 seggi, per quello che Madrid considera un voto illegale. A parte qualche incidente tra i sostenitori dell'indipendenza e i fautori dell'unità nazionale, la polizia catalana ha reso noto di non aver provveduto ad identificare i responsabili dei seggi. Il ministro della giustizia ha parlato di atto propagandistico, sterile e inutile. Una lezione di democrazia, un successo totale, lo ha invece definito Artur Mas, il combattivo presidente catalano.